Sono Manuel Di Geronimo, coach SGX e trainer online. Non esistono ostacoli troppo grandi, ma solo motivazioni troppo piccole. Ciao ragazzi, siamo qui a Campi Bisenzio, oggi in grandissima compagnia della mia carissima amica Jasmina Alexandrov. Alexandrov, right? Alexandrov, yes. Alexandrov. Ciao. Ok, chi è Jasmina? Jasmina è una grandissima atleta serba, un ex atleta e comunque giocatrice professionista di NBA, di basket a livello professionale per la Serbia. A parte questo, è una grandissima atleta, ha il più grande centro in Serbia di CrossFit e comunque a livello di fitness, è una persona estremamente popolare, ex copertina di Playboy. You were in? Playboy, Maxim. Maxim, ovunque una persona estremamente intelligente, una super influencer, una super bellissima donna, una grande atleta. C'ha tutto. Ok, Jasmina, I said a lot of very good things about you. I figured. I was like, yeah. More. Okay, I'm very happy to be with you, more than all, because we are very friends and with this great friendship. And I'm very curious to ask you, for the first time, how are you able to bring Spartan in your country? That's because it's something so really rare, this, and how you can be able to teach to people that, because I saw you with many Spartan Arabic Serbian people around the race. Yes. Tell me. Yes, currently I'm a gym owner, as you said, so I'm trying to figure out how to make a community that loves to run terrain races. So I take them out to the peaks in Serbia and try to take them to races to Italy. We went to Taranto, to Rome, then we go to Tirol. So I try to engage people in my country to go to races, to feel the Spartan race, what it has to offer, so I can actually ask the Spartan race to bring to Serbia. It's really difficult to bring and to get people engaged in Serbia because the prices of the races and the income in Serbia, it's kind of difficult. Okay, it's too expensive. It's too expensive. But we are working on it, and it's kind of difficult because Serbia is not in the European Union, and it's all in the midst of in the middle. Passport for go everywhere. Yes, we need passports, visa, approvals everywhere to go everywhere. So it's a lot of logistic stuff. Okay. People love Spartan Race in Serbia. We just need to bring it. La prima domanda che ho chiesto è come fai a portare, come hai fatto a portare in Serbia la Spartan quando insomma è uno sport non conosciuto, non riconosciuto e non esiste. Lei, come detto, ha una palestra, ha detto che non è una cosa stata semplice, però quello che ha fatto Jasmina è sta cercando di coinvolgere le persone, ve lo assicuro, perché ho visto a Vienna con tantissimi spartani della Serbia in questo posto. La difficoltà principale è il fatto che a livello economico guadagnano molto meno di quanto costa una Spartan, ma più di tutto anche perché loro, se si devono muovere, cioè hanno bisogno del passaporto, del visto, hanno bisogno di miliardi di cose, non possono prendere e vanno a una Spartan in questo modo. And tell me, what do you think, what people think about Spartan in Serbia? They love it. They actually follow me, all the newspaper follow me, all the people from my gym, and they're really involved with the Spartan races. In Serbia right now, they're making some similar races to Spartan race. So we the OCR get, the OCR races are coming closely, but they're not as good as Spartan, but people are trying and people are getting other people that run marathons and normal races involved. So the community of terrain runs is growing. Bene, ho chiesto quindi cosa ne pensa la gente della Spartan comunque in Serbia. Dice che lei è molto seguita dai giornali, dalle riviste, c'è tanta curiosità. Infatti adesso stanno nascendo le prime OCR in Serbia. And tell me one thing, you were a professional athlete and your husband is a professional athlete, and how different is train for basket like professional and train for Spartan like pro? Professional. First race, I did it in Hungary 5 years ago, I think. It was my first race after I finished my professional seasons, and I was a pro athlete. I played national team. I played for really good teams in Europe. And my first race, Spartan, I was devastated. My ego was shattered. I was so bad at it. It was really, really tough for me. Despite the fact I was a professional athlete, it was a different type of training, different courses, different
because you're in the gym, so the conditions are always the same. Here it's raining, it's windy, and it's all over the place. You have to be ready mentally and physically to participate in a Spartan race and to be willing to put an extra effort to train in those conditions. So you are not with the heat or with the cold water. No, quello che chiedevo io è come fa? It was difficult in the beginning to get used to it. Ho chiesto come fa una professionista, come da passare dal professionismo del basket a correre uno Spartan. Immaginavo che mi dicesse che insomma lo sport fosse molto più semplice, invece quello che mi ha detto è che risultato difficile perché lei è abituata a giocare in palestra, dopo la prima gara dice, fu totalmente distrutta in Ungheria e ne soffrì tanto e quindi disse il suo ego andò davvero a terra, che comunque la Spartan richiede un condizionamento particolare. And tell me, what is really interesting for me, because I'm really your fan for how you work with social network. I think you are one of my model that I'm following, and from the start we I'm talking in plural because my wife was the same, we were inspired by you because we were seeing your picture, say, oh, she's working so well, she's great, and you know, at the last, when you work in social, you have to learn from who do better. Exactly. I like everything. And tell me, how is work in the social network in Serbia? Like, is easy, is difficult, how you work? Like, you have a team or you work alone? I have a team as you have a team. Rocio helps you, my husband helps me, and I have a few of my friends that are actually doing photography, so I make them follow me around and take good pictures. It's a good thing, as you know, to just do what you already do, just have good photography and be engaged with the people online as you are, as we both are. That's how we connected in the first place. So it's really nice to just do whatever you do every day, but have somebody take really good pictures of it. That's okay. The whole point, right? Now I will tell you what my opinion. Chiedevo, lei è fortissima nel social, è stata una grande fonte di ispirazione per me. Con mia moglie la guardavamo tanto, faceva delle foto strepitose, un sacco di cose incredibili, dicevamo lei è troppo brava, e copiavamo. Tu come fai a lavorare? Cioè lavori da sola? Lei mi ha detto che si fa aiutare dal marito, come io mi faccio aiutare da mia moglie, nel social, perché chiaramente per fare tutto questo abbiamo bisogno di supporto. E lei, quello che diceva è che ha il marito che l'aiuta, degli amici fotografi che l'aiutano e via dicendo. But the point is that before was just we were posting great pictures, that's all. Yeah. Now it's different because now you have to give people more storytelling and more content to follow. So why are they following you? That's the main question right now. Do they like your pictures? Do they think you're funny? Do you give out good content, good workouts, good online planning, good advice, as you give the great advice to other OCR athletes? So there's like different communities that follow you for different reasons. Some follow you because they think you're hot, the other ones because you're a great athlete, the other ones that follow you want to give you brands and stuff so they get people engaged, they can earn money from social media. And actually it's just the content, whatever you sell to the followers, right? Okay, and are you yourself in your social network or you are the person that wants social network that you are? I'm just showing my lifestyle. I'm trying to make myself a brand, so the other brands that invest in me, that's it. Okay. I try and make myself as a business. Quello che chiedevo io è, mezza prima con il social network, quando abbiamo iniziato era molto semplice, facevi una foto, un video e andava dritto, oggi è nettamente diverso perché necessitiamo, abbiamo bisogno di fare qualcosa in più. Gli ho detto lei come si è evoluta le social network e mi ha detto che lei lavora tanto sulle storie e quello che dice cerca di prendere più tipologie di persone, chi la segue perché è bella, chi la segue perché è forte, chi la segue per le sue ispirazioni, chi la segue per questo, chi per quell'altro. Comunque il concetto di base è uno solo, che lei cerca di essere se stessa, condivide la sua vita, comunque è una figata perché tenete presente che lavora in Serbia, c'è una palestra con grandissimi top model serbe, queste cose qui, e chiaramente è una persona d'impatto. Da seguire. I think that you are really impacting the people because you are working with your great athletes, you work with people really hot, a lot of fitness model. This is really important today, I think, that the community that you have, that the people with you are. Yeah.
For example, that me helped me because I have a lot of people that are really my friends, and now the social network helped me to contact with people like you. Yeah. That we are really friends and that we have shared the same interests and we do different things in different countries and we have something in common, which is Spartan race, and we, that's how we connect and we stay friends for 5 years. We go to races together, we travel a lot, we have a lot of in common and friends, and all the people that are actually really friends from other teams, we stay connected for a long time, right? Okay. Five years. And tell me one thing really important. In the last year, you left a bit Spartan. Yeah. Do you have the idea to come back and run? Yeah, I need to get more engaged. I had some injuries last year, and then I got mangled up in so many things in Serbia, including a TV show, my gym. I had some great job opportunities that I didn't want to pass out on, so that's why I laid off a little bit, but I'm coming back this year and hopefully by the end of the year you're gonna see me more on the racetrack. That's great. Okay, ho chiesto perché l'anno scorso l'abbiamo vista pochissimo e il vero motivo perché l'abbiamo vista poco è stato il fatto che ha fatto comunque programmi TV, ha lavorato in televisione, ha avuto già insomma questa palestra di grande impatto, quindi gli ho chiesto se quest'anno avremmo vista di più, ha detto quest'anno il suo obiettivo è di tornare a correre per fine dell'anno, di vederla in modo diciamo più sostanziale. And tell me, important is two questions for Philip. First, what is your goal for this season? First, I definitely want to go to Sparty again. I really loved it and I want to bring a team of Serbians to Sparty because last year there was only two of us, remember? So this year I'm trying to get more people involved and bring a whole team. I'm definitely going to go to Romania, hopefully Dolomiti in 2 weeks, and I have a few more races that we can chat about and go together. Okay, that's cool. Okay, chiedevo io qual è il suo obiettivo di quest'anno. E il suo primo obiettivo è di cercare di tornare a Sparta, di portare un gruppo di persone, perché l'anno scorso erano solo in due, e a parte questo di tornare sulle Dolomiti, andare in Romania e magari di vederci qualche altra gara. And the last question is, what is your goal about Serbia and Sparta race? What do you want to do? Because you have a big power that you have to use before than somebody else use. I know. And that don't love like you, that don't have your same experience. So what is your goal? I overheard somebody talking about bringing the race, but I'm already going after it. So I already asked for what I need to get it to Serbia. So I'm really working on it. Hopefully next year when I get everything settled in, you're gonna come to race to Serbia with me. Oh, that's great. Okay. Yeah. Okay, ha detto che io ho detto qual è il suo obiettivo inerente alla Spartan e comunque la comunità serba. Lei sta cercando di coinvolgere più persone possibili nella speranza di poter portare la Spartan in Serbia. Io mi auguro tantissimo perché sono molto curioso inerente alla Serbia. E quello che vi posso dire è questo: spero vivamente che ci sarà questa opportunità, perché comunque la Spartan è una grande scusa anche per poter viaggiare. Nel momento che puoi viaggiare, vedere persone, conoscere culture e visitare paesi come la Serbia, che non sono paesi che visiteremo in un modo diciamo così comune per una vacanza banale, credo sia un'ottima idea. Io sono dell'idea che Jasmina sia una fonte d'esempio e vi invito a seguire su Instagram perché è una persona estremamente intelligente prima di tutto, a parte che sia bella, è una persona estremamente capace, è un grandissimo coach, ci sa davvero fare e vi posso assicurare che essendo stata anche con lei a Lake Tahoe è una persona che spacca. Vi invito a dare un occhio a lei, a prendere ispirazione come io ho fatto, o se non lei, cercare persone che vi possano ispirare e ad aiutare in quello che volete fare, perché comunque il mondo del social si sta evolvendo in modo molto veloce. Come vedete io sono a fare YouTube e sono convinto che queste persone possano davvero influenzare anche la nostra metodica di lavoro. Detto questo, io ringrazio Jasmina, thank you very much for your time. Thank you for asking me. I'm so happy to see you. I hope to see you more time more often, and more than all to be in Serbia to run one Spartan. Definitely. Okay. Thanks, buddy. Ciao a tutti. Ciao.